Ortone e i piccoli chi del dottor Seuss. Era il 15 maggio nella giungla di Nullo, mentre fuori si bolle e nell'acqua è un trastullo. Lui si sciacqua e si crogiola nelle gioie giunglevoli, quando Ortone l'elefante sente un son dei più fievoli. Perciò Ortone si ferma e con gli occhi va al suono. «Questa è bella!» lui pensa. «Io non vedo nessuno!» Ma lo sente di nuovo, un lamento minuto, come fa un esserino quando chiede un aiuto. «Io ti aiuto!» fa Ortone. «Ma dove sei? Chi sei te?» E poi guarda e riguarda, ma non vede alcunché. Solo un grano di polvere che svolazza nel cielo. «Questa!» mormora Ortone. «Mai sentito parlare di un granello di polvere che sa pure gridare? Sai che penso? Qualcuno ci deve essere per forza, proprio in cima al granello, proprio sopra la scorza. Una mini creatura, come non si è mai vista, così tanto piccina da sfuggirvi alla vista!» Un povero scricciolo tremante e allarmato, perché già si vede morire annegato. «Io devo salvarlo, perché questo penso, ognuno è importante, sia piccolo o immenso!» E con le movenze gentili ed attente, la grande proboscide Ortone ora tende. Il grano di polvere solleva e al sicuro, infine lo appoggia su un trifoglio maturo. «Humph! Chi anfa? È un'odiosa cangura, e anfa la piccola sua addirittura. Se mendi uno spillo, quel mini granello, ci vedi qualcuno? M'hai perso il cervello!» E Ortone: «Credi a me, puoi fidarti, lo sai, le mie orecchie sono fini e non sbagliano mai. Io so che laggiù c'è qualcuno, e per me ce n'è anche più d'uno, forse due, forse tre, forse un'intera famiglia, anche questo mi attendo, papà e mamma, con piccoli che già stanno crescendo. Per questo ti prego», fa Ortone, «e ti imploro, non recare disturbo, non dar noia a loro». «Sei matto?» lo deride l'odiosa cangura. «Matto!» le fa eco la mini creatura. «Sei lo sciocco più sciocco della giungla di Nullo!» Poi i canguri si tuffano e si danno al trastullo. «Chi, tuffatevi, bravi!» dice Ortone arrabbiato. «Io non voglio vedere quel granello annegato! Io li voglio proteggere, perché sono più grande!» E stirpò quel trifoglio e poi via sulle gambe. Di liana in liana la notizia in cammino. «Sai che Ortone ora parla con un grano piccino? Quello è fuori di testa, è davvero impazzito!» Mentre Ortone cammina già da un'ora, impaurito. «Cosa faccio? Lo poso?» lui si chiede allarmato. «Se lo faccio, il granello sarà certo sciupato! Non lo lascio, non voglio, perché questo io penso, che ognuno è importante, sia piccolo o immenso!» A un tratto fa stop sbigottito. Una voce dal grano ha sentito. «Più forte, ti prego, se no non ti sento!» fa Ortone al granello, ascoltando più attento. «Mio amico!» fa la voce. «Sei stato eccellente! Hai dato il tuo aiuto a me e alla mia gente! Le case hai salvato per noi da disastri! Le chiese, i negozi, dai tetti ai pilastri!» «Vuoi dire?» fa Ortone. «Che lì avete anche case?» «Sì!» trilla la voce. «E molte altre cose! Lo so, non mi vedi, nemmeno a fatica! Ma io sono il sindaco di una città amica! A te paiono briciole i nostri edifici, ma a noi sembran grandi, ci stiamo felici! Chissà è la città, e chi ci chiamiamo? E tutti noi chi a te grazie diciamo!» E Ortone risponde al sindaco chi: «Non avere paura, non vi lascerò qui!» Non ha ancora finito di parlare commosso che tre scimmie dall'alto gli si buttano addosso. I fratelli macachi vanno urlando: «Ale, ale! Questo Ortone che parla con chi che non c'è! Non esistono i chi, ed un sindaco poi! Ora basta con queste sciocchezze, ci annoi!» Il trifoglio gli prendono e lo portano via e lo danno ad un'aquila di nome Razzia. A quell'aquila, forte e veloce a volare, loro chiedono: «Scusa, ce ne puoi sbarazzare?
e prima che Ortone possa muovere un pelo, con il grano nel becco sfreccia l'aquila in cielo. Fino al sol del tramonto, per l'intera nottata, quell'uccello scorazza per la rotta stellata, mentre Ortone lo insegue, tra sospiri e lamenti, con le ossa malconce per i massi cadenti, ed implora: «Non farlo, i miei amici, gli sbandi, han diritto di esistere quanto noi, che siamo grandi!» Ma lasciandoli indietro, Razzia vola diritto e gli grida beffarda: «Chiudi il becco, stai zitto! Volerò fino all'alba, non mi stanco, e domani ti nascondo il granello dove mai tu lo stani!» E alle 6:51 il progetto si avvera. In un orrido posto lo nascose e fu fiera. Mollò giù da quel becco a casaccio il trifoglio, tra mille altri su un prato, fioriti e in germoglio. «Ora trovalo!» ghigna. «Se ti riesce, non credo!» E virando la coda, da lui prese congedo. Li trovo! Gridò Ortone. «I miei amici li trovo! Li devo trovare, o di qui non mi muovo!» E tutti i trifogli, con cura, uno ad uno, lui scruta e setaccia. «Siete qui?» fa ciascuno, ma ad ogni trifoglio, uno ad uno, alla prova che quello che cerca ancora non trova. A mezzodì è sfatto il povero Ortone, ne ha scrutati, setacciati, ammassati 1.000.000. E continua così, senza mai interruzione. Alla fine li trova, dopo il 3° milione. «Ehi, amici!» grida Ortone. «Come va? Come state? Tutto bene? Tutti interi? Tutto a posto? Parlate!» Dal granello ora il sindaco fa sentire la sua voce. «Che brutti momenti abbiamo passato! E quando l'uccello poi giù ci ha mollato! Ci ha dato una scossa che sentiamo ancora! E ogni orologio si è fermato a quell'ora! Te ieri in frantumi, le sdraio sdraiate! Le ruote di bici sono tutte acciaccate! Per questo ti supplico!» fa il sindaco a Ortone. «Mentre noi restauriamo, ci dai protezione?» «Ma certo che avete la mia protezione, miei piccoli amici! Qui fuori c'è Ortone!» «Anf!» anfa una voce. «Sono quasi 2 giorni che corri ed insisti e parli con chi non c'è, non esiste! Un modo di fare non certo da giungla! Ed è proprio inutile che altro ti aggiunga! E se sono qui è per dirti arrabbiata che del tuo giochino mi sono stufata!» «Anch'io!» fa la piccola marsupio affacciata. «E grazie ai fratelli macachi e a dozzine di zii e di zie di maca cugine e ogni maca parente diretto e acquisito, stai per essere legato ed in gabbia spedito! Il tuo grano di polvere, ah ah, vedi là il pentolone? Dietro l'olio di Fritz friggerà a perfezione!» «Lo friggete?» balza Ortone. «Non potete! Ci sono tante persone! Vi daranno a prova se ne avranno occasione!» Chiama Ortone. «Signor sindaco, per carità, devi dare la prova che voi siete là! Chiama tutti a raccolta! Fai venire tutti fuori! Ogni chi lancia un grido, ogni chi a far rumori, ogni chi a squarciagola, altrimenti ogni chi finirà fritto in fretta dentro l'olio di Fritz!» E giù dentro il granello, nella piazza chissà, il minuscolo sindaco ranunati li ha già. Il suo popolo strilla, sono grida impaurite. «Siamo qui, siamo qui, siamo qui, ci sentite?» L'elefante sorride. «Questo è come un barrito, son sicuro, canguri, che lo avete sentito!» «Solo una soffia di brezza!» la cangura è stizzita. «E un frusciare di vento, solo questo io ho udito! Nessun suono di voci, neanche tu l'hai sentito!» «Nemmeno!» fa la piccola dal marsupio sortita. Poi urlarono. «Questo stupido in gabbia portate! Con metri di fune la sua pancia legate! Serrate quei noti che lo tengono strizze e affondate il granello dentro il succo di Fritz!» Con la forza e il vigore si dibatte ora Ortone, ma la banda macaca era un vero plotone. Lo picchiarono, bistrattarono, lo tirarono dentro, ma lui grida al suo sindaco anche in questo momento. «Non vi date per vinti, io vi credo e poi penso che ognuno è importante, sia piccolo o immenso. E voi così minimi, voi non morirete se fate sentire a loro che ci siete. E allora forza i polmoni spremete!»
Il sindaco batte il tantan con passione. Ognuna chissà fa una gran confusione. E batton le pentole, padelle e posate, i secchi del sudicio, lattine già usate, soffiando i bazooka, squillando trombetti, spremendo chi i flauti e chi i clarinetti. Facevano un chiasso davvero infernale, il cielo era scosso come da un temporale, e il sindaco chiama nel folle trasuono: Ortone, che dici? Si sente ora il suono? Ortone risponde: Vi sento benone, ma le orecchie cangure non so così buone, non vi sentono affatto. È sicuro, signore, che ogni chi fa il suo meglio sta facendo rumore, è sicuro che non c'è uno scansafatica. Controlli che qui da scherzar non c'è mica. In città corre il sindaco, da levante a ponente. Ogni chi del suo meglio sembra far veramente. C'è chi bercia e chi sbraita, chi rogisce e chi trilla. Ma non bastano ancora queste altissime strilla. Deve avere qualcuno che rafforzi il baccano e setaccia ogni casa e ispeziona ogni piano. Mentre pensa che ormai dappertutto ha cercato e si appresta a mollare con il cuor disperato, si ritrova ad un tratto ad aprire il portone che nasconde qualcuno che fa il fannullone. Nel bu del condominio, al G12, oh no, un minuscolo essere che si chiama Jojo non fa nulla, ma gioca con lo yo-yo. Non fa un suono, né un pio, né uno schiocco, ed il sindaco si lancia e afferra lo sciocco. Poi col giovane sale sulla torre Eiffelbera. La città sta vivendo la sua ora più nera, l'ora in cui ogni chi, il cui sangue sia rosso, va in aiuto alla patria, e conclude commosso. Dobbiamo fare un rumore ancora più roboante, perciò grida ragazzo, ogni voce è importante. Così disse là in alto, e salito Jojo si schiarisce la voce e poi grida il suo ho! Quel ho, così piccolo, ma in aggiunta bastò. Finalmente, evviva, infin da quel grano, quelle voci si udirono, da vicino e lontano. L'elefante sorrise. Ora è chiaro, io spero. Hanno dato la prova che ci sono davvero. E se sono minuscoli, questo non cambia niente. È riuscito il più piccolo a salvare la sua gente. È vero, sì è vero, disse mamma cangura. E d'ora in poi cercherò addirittura. D'ora in poi li proteggo, lo farò insieme a te. E la mini cangura. Vale anche per me. Del sole d'estate, dai freddi più intensi. Io voglio proteggerli. Siamo piccoli o immensi?